a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi video dedicato ad una doll recuperata all'Ancona Comics and Games della Sideshow Collectibles. Sto parlando di Gambit degli X-Men. Scopriamola. Iniziamo come sempre dalla scatola, più piccola di quel che mi aspettassi, ma in linea con molte produzioni Sideshow. Molto essenziale di un colore fucsia acceso che fa da sfondo a Gambit nella sua versione con capelli lunghi. Logo X-Men e Marvel in alto, Sideshow e nome del personaggio invece nella parte inferiore. A sorprendere davvero però è quella posteriore, costituita dalla cover del fumetto numero 1 di Gambit del 1993. Un'idea veramente bella ed originale. Una volta rimossa la parte frontale della scatola, si rivela il blister protettivo da cui è possibile intravedere la doll ed alcuni dei suoi accessori, riposti in parte anche nel secondo fondo, entrambi tenuti insieme da una fascia di colore blu con la scritta Gambit. Essa è composta da lettere al cui interno vengono riproposti dei motivi legati al fumetto. Motivi che è possibile apprezzare anche all'interno della scatola una volta rimosso il contenuto. Veramente brava Sideshow, un box davvero fantastico. Ed ecco tutti gli accessori fuori dalla scatola, a partire dalla basetta con relativo supporto, l'effetto lancio cinetico e le carte da gioco, il bastone, un'altra carta carica d'energia ed un set di mani. La basetta è probabilmente quanto di più brutto abbia mai visto in una Dolmuna 6. Di forma esagonale, colore nero opaco e texture satinata, senza nessun tipo di disegno, colorazione, nome del personaggio, nulla. In uno dei lati c'è un foro di alloggiamento per il sostegno, anch'esso di una plastichina molto leggera e sobria. È una basetta messa lì proprio per mettercela, ma senza un senso effettivo. Il bastone è molto lungo ed in metallo, è verniciato con colorazione metallizzata e diviso in tre sezioni da due parti formate da più elementi che lo rendono discontinuo nella forma. Anch'esso nulla di particolare. L'effetto lancio con energia cinetica è davvero ben realizzato, è di forma leggermente curva e di colore rosa fucsia. Ben scolpito in una plastica semitrasparente e suddiviso, nella parte più larga, in tre raggi al culmine dei quali è possibile inserire le carte da gioco in dotazione a Gambit. Il tutto rende benissimo l'idea di effetto swing dato dal lancio delle tre carte. Può essere equipaggiato da Gambit inserendo le dita indice e medio delle mani aperte in dotazione negli appositi fori. Anche se purtroppo, andando ad inserire la mano senza energia cinetica, la vernice si scortica molto facilmente, come potete vedere. E quindi non è consigliato farlo. Le carte da poker sono 4 e sono gli assi dei 4 semi in apposita scala, quindi sono molto piccole, ma non per questo poco dettagliate. È possibile infatti notare il logo X-Men al centro di ogni seme e sul retro della carta un'altra X e ulteriori dettagli. Possono essere applicate, oltre all'effetto cinetico visto in precedenza, anche alle altre mani, sempre tra indice e medio. Ma in realtà vi è una quinta carta, che non è altro che una replica dell'asso di picche. Questa volta però accompagnata da una sorta di fiamma di energia cinetica in plastica semitrasparente realizzata molto bene. Può essere montata sulla doll utilizzando la mano con indice e medio uniti ed infilando la carta tra le dita. A proposito di mani, Sideshow ne fornisce a Gambit una gran varietà. 4 paia caricate con energia cinetica e 4 no, corrispondenti alle prime per posizione delle dita e forma. Il primo paio emula la posizione a pistola, utile a tenere tra indice e medio una carta. Il secondo è quello a dita aperte che serve alle pose dinamiche di lancio delle carte, mentre terzo e quarto sono rispettivamente paia di mani utile ad impugnare il bastone o semplicemente i pugni serrati. Nel complesso non apprezzo particolarmente le mani senza carica cinetica, per la presenza di qualche sbavatura nei guanti e nella verniciatura della pelle. Passiamo ora al cappotto, che è in tessuto di color cammello, piacevole al tatto e con cuciture esposte, arricchito nella sua parte interna da un bel motivo ricamato di color oro. Purtroppo però non è cablato in nessuna delle sue parti, una cosa molto negativa a mio parere, perché viene a mancare tutta la parte dinamica nel posing che un personaggio come Gambit dovrebbe avere. Molto belle anche le parti dei cinturini sui polsi, abbastanza realistiche e ben realizzate. Anche il colletto è ricamato e con la possibilità di essere alzato per dare quel minimo di dinamicità.
La versione Soso Toys del cappotto, secondo me, decisamente migliore. Il corpo realizzato da Saccio sembra molto ben proporzionato e la parte superiore è ben scolpita, di colore fucsia e dettagli argentati che mettono in risalto una muscolatura molto dettagliata e massiccia. Tutto ciò è molto fedele al Gambit dei fumetti, anche se non nella colorazione della parte di tuta sul collo, di colore nera anziché blu. I pantaloni invece sono in tessuto elastico e riportano sui lati delle fasce di colore fucsia suddivise in quadrati. Molto ben realizzati e fedeli al fumetto sono anche gli stivali, verniciati con un colore argentato e ben definiti. Apprezzabile anche lo sculpt delle suole degli stivali, con il solito simbolo della X degli X-Men ed ulteriori dettagli. Nel complesso posso ritenermi molto soddisfatto del body di Gambit, rovinato soltanto da una mancanza di attenzione in pochi particolari che avrebbero però potuto fare la differenza, come ad esempio la parte del collo o del cappotto. Sideshow fornisce un'unica testa per questo Gambit, con la possibilità però di intercambiare due stili differenti di capigliatura. Quella più classica di serie animate e fumetti con i capelli corti ai lati e sparati verso l'alto e quella invece con i capelli lunghi. La qualità del head sculpt per me è molto buona ed in pieno stile fumettistico. Forse un po' troppo somigliante ad una scimmietta con le orecchie a sventola, ma viene comunque colta l'espressione di Gambit sia nello sguardo che nella smorfia della bocca, che mi piace molto. Buono il painting in generale e la resa del dettaglio. Per quanto riguarda il primo stile di capigliatura, la resa è molto buona ed è possibile applicarlo alla testa tramite un magnete, facendo attenzione però al ciuffetto sulla fronte in plastica morbida, che appare molto fragile. I capelli lunghi invece non sono dotati di magnete e per questo vanno applicati ad incastro, ponendo un'attenzione ancora maggiore ai ciuffi davanti che potrebbero piegarsi o peggio ancora rompersi. La resa finale è veramente molto buona e reputo siano realizzati davvero bene. Vanno a coprire le orecchie e cadono molto bene sulla nuca. Sarà difficile scegliere quale stile dare al nostro Gambit nella posa finale. Veniamo ora alle articolazioni, partendo come sempre dalla testa che può andare verso il basso in questo modo grazie all'articolazione del collo e verso l'alto invece in questo modo. Ovviamente è possibile la rotazione anche a destra e sinistra e ipoteticamente a 360 gradi. Presente come sempre la butterfly joint per la spalla e braccio che è abbastanza flessibile, può andare sulla posizione orizzontale e anche superarla lateralmente, in quella frontale invece è un po' più limitato anche per via del cappotto e della tuta. Nella parte posteriore invece ha una buona escursione. Buona escursione che vale anche ovviamente per il gomito con la doppia articolazione che permette di superare i 90 gradi e invece non vale per il busto che per via dell'armatura della tuta di Gambit è molto molto rigido, è possibile girarlo lateralmente di pochissimo, invece nella parte anteriore veramente è immobile. Gambe invece che sono molto flessibili possono essere alzate in alto in questo modo, mentre nella parte posteriore il discorso cambia per via dello sculpt del bacino. Doppia articolazione ovviamente anche per il ginocchio che permette una buona flessibilità oltre i 90 gradi. E un problema invece è quella della caviglia, dato come potete vedere appunto dagli stivali che non permettono una grande escursione e spesso il piede si stacca in fase di posing. Ed ecco l'immancabile confronto con altri personaggi della Marvel, non avendo al momento a disposizione altri X-Men. Fa davvero comunque la sua bella figura in scaffale. Eccomi qui ragazzi per le conclusioni finali su questo Gambit della Sideshow, una doll che mi ha sorpreso tantissimo per i suoi lati positivi, ma purtroppo altrettanto per quelli negativi. Si porta dietro diversi difetti che sono quelli canonici, classici della Sideshow Collectibles, soprattutto di qualche anno fa. Articolazioni un po' problematiche, cappotto che non è cablato e sinceramente ragazzi
qui ci voleva perché Gambit è uno che è molto soggetto, cioè può essere oggetto di pose veramente fighe, veramente dinamiche, e avere questo cappotto sinceramente non va bene. Articolazioni anche degli stivali molto limitate, dei piedi molto limitate per quanto riguarda il paratibie, che va ad ostacolare completamente il movimento del piede. Per pittura, painting delle mani, che va a scorticarsi molto facilmente quando andiamo ad inserire i vari accessori. Insomma, avrei gradito una cura migliore su diversi punti di vista, però mi piace tantissimo l'effetto finale, l'effetto in posa io lo adoro. E bello l'head sculpt, anche se fosse un po' troppo, una faccia un po' troppo da scimmia, però mi piace, mi piacciono anche i capelli lunghi. Insomma, tutto bellissimo. Molti la paragonano a quella di Soso Toys, preferendo quella di Soso Toys. Io sinceramente, per i miei gusti personali, preferisco questa, anche se quella di Soso Toys non ho avuto modo di averla in mano, perché credo che quella di Soso Toys punti più a una sorta di realismo, almeno per quanto riguarda l'head sculpt. Io invece sto cercando di collezionare i personaggi nelle loro versioni, serie animata, fumetti, insomma, e quindi questo secondo me è quello più adatto tra i due. Quindi ragazzi, per me il voto finale è un 7, voglio essere severo anche in questo caso, come faccio sempre, voi lo sapete, perché ci sarebbero stati veramente tanti margini di miglioramento, tante cose che sarebbero potute essere realizzate meglio, sia per quanto riguarda il body, per gli accessori, per il painting, eccetera. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale se è così. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se non siete d'accordo con me, ben venga così, ragazzi. Sono pronto a rispondermi, a rispondervi, anzi, scusate. Detto questo, io ragazzi vi saluto, ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!